Radio Radicale, il vice segretario del Partito Democratico Andrea Orlando ha risposto alle domande di alcuni giornalisti sulla situazione politica. Ascoltiamo che cosa ha detto attraversando Piazza Montecitorio e camminando per Via del Corso. Queste sono le sue dichiarazioni. Questo Centro Democratico può essere una nuova costola di questo nuovo governo. È impegnatissimo in riunioni, non risponde a nessuno. Ci affidiamo a Bruno Tabacci per questo Conte Terra. Intanto Bruno Tabacci è un esponente politico di primissimo livello, quindi non ironizzerei. No, diciamo. No, era una domanda. Francamente non lo so, non tengo la sua agenda. Però lei tiene il conto delle persone che sono pro o contro Conte? Quello l'abbiamo visto al Senato, non è che lo devo tenere io. Questa maggioranza lei la vede risicata, possibile per fare le cose che servono al paese? Questa maggioranza, abbiamo sempre detto, è un punto di partenza, ora bisogna lavorare per allargarla. Senta, Cerno parlava di un vero accordo fra PD e 5 Stelle, cioè di una vera nuova sinistra. Lei che ne pensa? Ma non so se si può chiamare... il Movimento 5 Stelle, ci ricorda la vecchia frase di Fassina? Non so se si può... Fate un partito e poi ne parliamo, che disse a Grillo. Va bene, arrivederci, grazie. Ma come fate a governare con questi numeri? Come fate a governare? Dove entrare? Siamo qui? No. Si può governare con questi numeri? Non le fanno questa domanda? Senta... L'ho appena risposto tre minuti fa, lei non c'era tutto qua. No, ho già risposto. No. Dai, anche perché ci sono. Senta, onorevole Orlando, le volevo chiedere se pensa che nelle prossime ore verrà formalizzata la nascita di un nuovo gruppo. Almeno questo. Non lo so. La vicenda accesa, Orlando, complica secondo lei o facilita? La vicenda accesa credo che debba essere lasciata fuori. Debba essere lasciata fuori. Per rispetto della magistratura, per rispetto delle garanzie degli indagati, non sovrapporrei le questioni. Alessandro Di Battista ha detto che Conti è coinvolto in indagini così non si fa. Ma tra pochi minuti inizierà un visitorio, una manifestazione delle lavoratrici del comparto del gioco pubblico, comparto più da 7 mesi a seguito dei vari DPCM. Volevo chiederle qual è la posizione del governo a riguardo. Che c'è il settore del gioco pubblico, che è uno dei settori, diciamo, è stato più colpito, perché sono 3.000 a chiudere appunto e ancora non ha riaperto. Purtroppo è uno dei comparti che ha sofferto di più, come tutti quelli più legati direttamente alla socialità. Mi sembra difficile che mentre arriva il virus inglese si aprano le sale. Però le sale, diciamo, attuano tutti i protocolli di sicurezza, distanziamento e quant'altro. Qua c'è poi l'impresa tra una sala bingo e un negozio per dire di vestiti o di scarpe. Ancora. Lamentano che in un negozio si può entrare una alla volta, a bingo una alla volta non si può giocare, credo. Che mantenendo distanze, contingentando gli ingressi anche in modo sostenuto, insomma. Ma guarda, c'è un altro paese d'Europa che ce ne ha aperto le sale giochi. In questo momento no, forse. Ecco. O siamo più bravi degli altri o forse dovremmo fare come fanno gli altri. Senta, onorevole Orlando, le posso chiedere la ringrazio. Che cosa pensa, insomma, del fatto, ecco, che ci sarà questo incontro tra il Presidente della Repubblica e le opposizioni di centrodestra? E se ritiene che, insomma, sia importante che per l'inizio della prossima settimana ci sia pronto un gruppo parlamentare per riequilibrare la situazione? Non sono in grado di dare questo giudizio, non sto seguendo questo file. Quello che posso dire è che certo bisogna lavorare tutti quanti per avere una maggioranza più larga. Pensa che arriverà anche qualche notizia per quanto riguarda qualche nuovo ministro per il governo? Non lo so. Va bene, la ringrazio.